Sears è arrivato nella mia vita 4 anni fa, era un cucciolo molto esuberante, io ho deciso di prenderlo con me per allargare la nostra famiglia. Io sono diabetica da 40 anni e soffro spesso di ipoglicemie. Una crisi ipoglicemica è un abbassamento spesso repentino del glucosio nel sangue e il grosso rischio è di svenire e stare molto molto male. Qualche anno fa sono venuta a conoscenza di quanto i cani possano essere d'aiuto a persone come me con questo tipo di problemi. Lo fanno grazie all'olfatto. In sostanza è come se lui comunque mi avvisasse, quindi io posso prendere lo zucchero oppure usare l'insulina per rimettere i valori del mio glucosio in modo ottimale. Serena si è rivolta a me e le ho spiegato come può funzionare il percorso di preparazione del cane. Noi prepariamo cani allerta nel diabete, sono più di 10 anni che lavoriamo in questo ambito. Il cane diventa proprio un assistente che si prende cura del proprio essere umano. Una notte Sierso mi ha salvato la vita. Io ho avuto una crisi ipoglicemica molto brutta, non riuscivo a svegliarmi. C'è riuscito lui, non mi ha soltanto svegliato, ha cercato di soccorrermi perché io ero completamente immobilizzata. Ha cercato di sollevarmi, ha sollevato le coperte, finché io poi ho capito che dovevo assolutamente reagire. Io mi sono resa conto che davvero se non fosse stato per lui, io a quest'ora non sarei qui neanche a raccontarvi questa storia. Sears è stato premiato il 16 di agosto a Camogli al Premio Internazionale Fedeltà del Cane. Il Premio di Camogli lo ha reso famoso in tutta Italia e questo mi fa piacere perché è un messaggio importante per far capire che un cane appunto è un compagno di vita molto molto importante che come ha fatto lui ti salva in tutti i modi. Prenderò cura io di te. Noi che